Sono felicissima di questa mostra di Sofia Podestà perché, a parte della bellezza della mostra, mette in primo piano una missione primaria della galleria, che è la scoperta di giovani talenti. La nostra Sofia ha 30 anni e questa è la sua prima mostra personale importante. Io ho iniziato a fare fotografia più o meno quando avevo 15 anni. Solo successivamente ho iniziato a comporre fotografie in modo più attento, perché vedevo che la fotografia per me era il mezzo con il quale riuscivo ad esprimermi meglio. Ho scelto di studiare la fotografia attraverso la storia dell'arte perché in questo modo avrei avuto una contaminazione di diverse discipline tutte insieme. E non ho mai voluto soffermarmi più di tanto su tecnicismi, del mezzo. Sicuramente ciò che ha inciso molto sulla mia produzione fotografica è stato passare molti mesi dell'infanzia, negli spazi aperti, in montagna. Vasti e anche pericolosi, ma affascinanti allo stesso momento, hanno colpito la mia immaginazione e anche la mia crescita professionale. La mostra che doveva essere fatta nel 2020 sarebbe stata composta da grandissimi paesaggi di natura incontaminata, dove l'uomo non era presente in nessuna sua forma. Però quando negli ultimi mesi abbiamo ripreso il discorso, quelle che io ho proposto a Michelle erano fotografie non di natura maestosa, ma piuttosto di piccoli frammenti del paesaggio che erano arrivati a meravigliare nella loro semplicità. Ci ha colpito tutte e due l'atmosfera quieta di questa mostra. È un impatto molto meditativo, silenzioso, delicato. Abbiamo sentito il bisogno di quelle sensazioni lì, in questo momento. Le fotografie che fanno parte della mostra sono state scattate tra l'Islanda, Terminillo, Montelivata e le Dolomiti. Il discorso su cui si concentra questa mostra in realtà è proprio il tentare di sviluppare un senso di meraviglia anche su luoghi che si conoscono a menadito e che possono essere, cioè che si è creata quasi un'anestesia dello sguardo, avrebbe detto Luigi Ghirri. In cui diamo per scontate molte cose. Io con questa mostra invece ho voluto tentare di mostrare che ciò può anche non essere vero e che quindi si può trovare sempre una meraviglia in qualcosa che ci è molto vicino e che vediamo tutti i giorni, o quasi.